Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento di video assaggi. Sapete che video assaggi è la mia rubrica di punta del mio canale e ogni sabato assaggio roba veramente strana. Questa è una puntata un po' così perché chi mi segue sul mio Instagram, pilo_live, ho fatto un post, una story dove dicevo che mi stanno finendo proprio gli assaggi. Dopo questo assaggio avrò solo bibite, quindi vi chiedo scusa se i prossimi video dureranno letteralmente poco. E come voi sapete, la cosa che avevo detto nei video precedenti, video assaggi, non dico che si interrompe o la rubrica sparisce, però sarà messa in pausa non so per quanto tempo, così come il mio canale. Chi mi segue su Instagram lo sa di cosa parlo. Niente, questa puntata ho voluto scegliere io che cosa assaggiare. Ovviamente assaggeremo l'ultimo assaggio, poi sono tutte bibite. Nel mio vaso di Pandora, dove tengo tutti gli assaggi strani, ho scelto a caso queste, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Uno, due e il bonus. Allora, io inizierei da che cosa? Mangiare o bere, dai, facciamo mangiare. Allora, ho scelto le patatine Lay's al gusto di cocomero. Io non le avevo mai assaggiate, non le avevo mai viste, Le ho viste in Chinatown perché le ho prese in Chinatown, questo è il pacchetto con il piccolino. Però ho detto, sarei anche tentato di assaggiare queste patatine, quindi le ho prese, quindi andremo ad assaggiarle. Spero che non vi siete persi i video dove vi dicevo tutti i gusti delle patatine Lay's, che l'ho diviso in due parti perché veramente ci sono dei gusti che non stanno né in cielo né in terra, quindi andate a recuperarli. Io apro subito. Non so perché i cinesi, quando impacchettano le cose, sono sempre super impacchiate, super gonfie. Ok, si presentano come delle normali patatine. Odore tutto, ma non di cetriolo. Prendiamo una e come sempre andiamo a fare l'assaggio. 1, 2, no! Com'è? Non sanno di cetriolo. Sanno di qualcosa, ma non so di che cosa. Però non sanno di cetriolo. Cioè, le mangerei volentieri perché non sanno di niente. Sembrano delle classiche patatine con un aroma. Però questo aroma non è cetriolo. Comunque dai, dammi un voto a queste patatine Lay's cetriolo, tra virgolette. Vi ricordo che i miei voti vanno da 0 a 5, queste gli darei un 4. Perché sono semplicemente delle patatine normali con un aroma di qualcosa, però non è cetriolo, perché io so com'è il gusto del cetriolo. Un assaggio l'abbiamo fatto. E adesso passiamo alla bibita, che è una bibita al cocco con il sale marino. Avrei un po' paura di assaggiarla perché non ho mai assaggiato una bibita con sale marino. Cioè, non vorrei che questa sia letteralmente acqua di mare con l'aroma di cocco. Chi lo sa? Andiamo ad aprirle. È frizzante. E sentiamo l'odore. L'odore leggero, ma più leggero di cocco. Adesso vado ad assaggiarla, ma veramente ragazzi, ho tanta paura. Cin cin. No! Com'è? Non è salata. Sa di cocco, ovviamente il cocco artificiale, però quel retrogusto che pizzica, perché è frizzante. Però è una bibita che non mi dispiace. Questa la berrei molto molto volentieri, quindi anche questa. L'altra, le patatine non è che le approverei, però questa la approvo. E gli diamo anche un voto, quindi diamogli un voto a questa acqua di cocco con il sale marino. Come sempre, i voti da 0 a 5, qua ti darei un 5 perché mi piace. Ebbene, e adesso ragazzi passiamo al bonus. Il bonus di oggi sono queste caramelline
al biancospino acido. La confezione è carina perché c'è questa scimmietta, poi sopra c'è anche un fischietto. Sì, fischietto del cavolo perché non fischia bene. E si presentano così. Si chiamano Houwadan. Houwadan. Adesso andiamo ad assaggiarle. Allora, si presentano, aiuto, si presentano così, come delle cacche di coniglio ma in miniatura, anzi delle cacche di cavia. Odore, boh. E adesso le assaggiamo. 1, 2, 3. No! Com'è? Ma guardati la donna della mia età, non ha niente schifo! Fanno schiferrimo. Non le ho sputate in diretta, non le ho sputate nel video per rispetto vostro. Però sinceramente non mi piacciono, sono tanto acide, ma tanto tanto acide. Io ho assaggiato delle cose al biancospino e mi erano piaciute queste qua in versione acida. Anche no ragazzi. Quindi votiamo che anche queste, questo schifo. Voto da 0 a 5, queste gli darei un 2. Anzi anche 1,5, perché veramente non mi piacciono. Vabbè. E bene ragazzi, l'altra puntata del video assaggi per questa settimana è terminata. Io vi ringrazio per avermi seguito. Non ci sono sondaggi per quanto riguarda i video assaggi ragazzi, quindi vi chiedo scusa. Quindi gli assaggi li farò da solo, nel senso da solo sceglierò io. E come vi ho detto, mi sono rimaste solo bibite, quindi non sto qua a fare video con dove assaggio due bibite alla volta, perché sinceramente non ci voglia. E niente ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo settimana prossima per un nuovo appuntamento con video assaggi. Ciao.